Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni, divina volontà, pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti questo spirito più ardente che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, mettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guidare tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 1, capitoli 48 e 49. Ora, mentre vedevo Gesù nell'aspetto già detto, dalla sua bocca mi mandò un alito che mi investì tutta l'anima. Mi pareva che Gesù mi tirava con quell'alito dietro di sé e mi incominciai a sentirmi uscire l'anima dal corpo. Proprio me la sentivo uscire da tutte le parti, dalla testa, dalle mani fin dai piedi. Essendo la prima volta che mi succedeva, dentro di me incominciai a dire: adesso muoio, il Signore mi è venuto a prendere. Quando mi vidi uscita dal corpo, l'anima teneva la stessa sensazione del corpo, con questa differenza che il corpo contiene carne, nervi ed ossa. L'anima no, è un corpo di luce. Quindi io mi sentivo un timore, ma Gesù continuava a mandarmi quell'alito e mi disse: se tanto ti dà pena l'essere priva di me, adesso vieni insieme con me.
perché voglio consolarti. E così Gesù prese il suo volo, ed io presi il mio appresso a lui. Girammo per tutta la volta del cielo. Oh, quanto era bello passeggiare insieme con Gesù! Ora appoggiavo la testa sopra la sua spalla e con un braccio da dietro le spalle, e l'altro, mano in mano, ora s'appoggiava Gesù a me. Quando si giungeva in certi luoghi dove l'iniquità più non dava, oh, quanto soffriva il mio Gesù! Io vedevo con chiarezza le sofferenze del suo cuore, adorabile. Lo vedevo venire quasi svenuto e gli dicevo: appoggiatevi a me e fatemi parte delle vostre pene, perché non mi regge l'anima vedervi solo soffrire. E Gesù mi diceva: Diletta, aiutami, perché più non posso. E mentre così diceva, avvicinava le sue labbra alle mie e versava un'amarezza tale da sentirmi pene mortali. E quando sentivo entrare in me quel liquore così amarissimo, mi sentivo entrare come tanti coltelli, punture, saette, che mi penetravano a parte a parte. Insomma, in tutte le mie membra si formava uno strazio atroce, e tornando l'anima al corpo gli partecipava queste sofferenze al corpo. Chi può dirne le pene? Gesù stesso che ne era testimone, perché gli altri non potevano mitigare le mie pene, stando io in quello stato di perdimento dei sensi. E si aspettava quando stava comodo al confessore, perché anche all'ubbidienza si mitigavano. Quindi solo Gesù mi poteva aiutare quando vedeva che la natura non ne poteva più e che giungeva proprio agli estremi, che non mi lasciava che dare l'ultimo respiro. Oh, quante volte la morte si è burlata di me, ma verrà un giorno che io mi burlerò di lei. Allora veniva Gesù, mi prendeva fra le sue braccia, mi avvicinava al suo cuore. E oh, come sentivo ritornare la vita. Poi dalle sue labbra versava un liquore dolcissimo e così si mitigavano le pene. Altre volte, mentre mi portava insieme con lui girando, c'erano peccati di bestemmie contro la carità ed altri, versavo quell'amaro velenoso. Se poi erano peccati di disonestà, versavo una cosa di marciume puzzolente. Quando ritornavo in me stessa la sentivo tanto bene quella puzza ed era tanto il fetore che mi toccava lo stomaco che mi sentivo venire meno. E delle volte, prendendo il cibo e dopo quando lo rovesciavo, mi sentivo uscire dalla bocca quel marciume misto col cibo. Qualche volta poi mi portava nelle chiese ed anche là il mio buon Gesù era offeso. Oh, come giungevano male al suo cuore quelle opere sante, sì. Ma strapazzatamente fatte, quelle orazioni vuote di spirito interno, quella pietà finta, apparente, solamente pareva che faceva più insulto a Gesù che onore. Ah sì, quel cuore santo, puro retto, non poteva ricevere quelle opere così malfatte. Oh, quante volte si è lamentato dicendo: Figlia, anche dalla gente che si dice devota, vedi quante offese mi fanno. Anche nei luoghi più santi, nel ricevere gli stessi sacramenti. Invece di uscirne purificati, ne escono più imbrattate. Ah sì, quanta pena faceva Gesù vedere gente che si comunicava sacrilegamente, sacerdoti che celebravano il santo sacrificio della messa in peccato mortale per abitudine, e certuno, occorre dirlo, per fine di interesse. Oh, quante volte il mio Gesù mi ha fatto vedere queste scene così dolorose. Quante volte, mentre il sacerdote celebrava il sacrosanto mistero e Gesù costretto ad andarvi perché chiamato dalla potestà sacerdotale nelle loro mani, si vedevano quelle mani che stillavano marciume, sangue oppure imbrattate di fango. Oh, com'era compassionevole allora lo stato di Gesù, così santo, così puro, in quelle mani che facevano orrore solo a mirarle. Pareva che voleva fuggire da quelle mani, ma era costretto a starvi finché si consumavano le spezie del pane e del vino. Delle volte, mentre rimaneva là col sacerdote, se ne veniva frettoloso alla volta mia e tutto si lamentava. E prima che io lo dicessi, lui stesso me lo diceva: Figlia mia, fammi versare in te che più non posso. Abbi compassione del mio stato, che è troppo doloroso. Abbi pazienza, soffriamo insieme. E mentre ciò diceva, versava dalla sua bocca nella mia. Ma chi può dire ciò che versava? Prendeva un veleno amaro. Un marciume fetente, misto con un cibo tanto duro e stomachevole e nauseante che delle volte non andava a basso. Chi può dire poi le sofferenze che produceva questo versare di Gesù? Se lui stesso non mi avesse sostenuta, certo sarei lasciata vittima. Eppure a me non versava che la minima parte, e che sarà di Gesù che ne conteneva tanto e tanto? Oh, quanto è brutto il peccato! Ah, Signore, fatelo conoscere a tutti, affinché tutti fuggano da questo mostro così orribile.
Bene, la meditazione di oggi non è altro che il proseguo di quella di ieri, dove Luisa fa conoscere, ovviamente mossa dall'obbedienza, quello che ha vissuto in quella esperienza soprannaturale e in molte altre esperienze soprannaturali. E è una scena, a mio avviso, dobbiamo sempre pensare al di là delle circostanze particolari e quindi del modo del tutto peculiare con cui Luisa ha vissuto queste cose, però queste sono scene che ci fanno presente delle verità molto importanti e che sommamente dobbiamo ritenere sotto tutti i punti di vista. E allora, anzitutto si parte dalla grande consolazione che Gesù concede a quest'anima che tanto aveva sofferto per lei. La porta fuori di sé, ecco, questa è veramente, e ci fa anche comprendere, no? Indirettamente come è fatta la nostra anima. La nostra anima siamo noi, quindi ha le stesse nostre fattezze, ha le stesse nostre sembianze, solo che, come spiega Luisa, a differenza di membra, quindi di pelle, di organi, di carne, di nervi, è semplicemente un corpo di luce, ma siamo noi, quindi ha la stessa nostra forma, ha gli stessi nostri lineamenti, quindi un'anima si riconosce benissimo, perché non c'è bisogno che non è un qualche cosa, come dire, di evanescente, di informe, di strano, ecco, siamo noi senza la nostra parte corporea. Numero uno. E in questa forma, quindi, questo è proprio un ravvivimento in senso stretto, in senso molto stretto, dove c'è sospensione dei sensi, dove c'è il corpo che rimane sulla terra ma privo di ogni sua attività propria. E anzitutto le fa vivere questa esperienza di consolazione. Quindi lei che tanto aveva sofferto per consolare il suo Gesù, e viaggia, dice lei, con Gesù per tutta la volta del cielo, e vedete, camminano come due innamorati, è bellissima questa immagine, no? La testa sopra la sua spalla, espressioni proprio del Cantico dei Cantici, proprio uguale, il braccio destro da dietro le spalle, quindi come stanno gli innamorati, no? Camminano in quel modo, quindi la spalla appoggiata, il braccio destro, e l'altra mano, che rimane l'altra mano libera, mano nella mano, quindi una scena veramente degna di qualunque coppia di innamorati umani. È solo che lì il protagonista era una creatura umana al femminile e quell'altro era il figlio di Dio fatto uomo. Quindi questo è di nuovo un particolare molto bello, che però ci fa comprendere i desideri di Dio. I desideri di Dio sono avere una relazione sponsale con la Chiesa, che è la sposa di Cristo, e quindi non con la Chiesa in astratto o come ente collettivo, ma con tutte le singole anime che ne fanno parte. Per cui, a prescindere dalle forme di manifestazione strettamente soprannaturale, che Gesù desideri avere con me e con te un rapporto di tipo sponsale è cosa che non è assolutamente passibile di dubbio. E quindi questo chiaramente comporta un ricomprendere un po' tutta la nostra vita dentro l'orizzonte dell'amore ricevuto e ricambiato. Tutto deve essere fatto con Gesù e per amore di Gesù. E questa è la prima cosa. Ecco, poi però Luisa vede Gesù in stato di sofferenza. E questa sofferenza, attenzione che si tratta di una sofferenza molto reale, causata dai peccati degli uomini. Più avanti lo vedremo, spiega proprio nel dettaglio che tipi di peccato. Intanto comincia con l'evidenziare che, vedete, Gesù avvicina le sue labbra a quelle di Luisa e comincia a versare liquido amaro, amarissimo anzi, e dice che mano a mano che entrava si sentivano coltelli. Si sentivano punture, saette, quindi uno stato di sofferenza
atroce, che poi quando rientrava nel corpo si riverberava anche nel corpo. Tutto questo chiaramente deve farci riflettere non tanto sul fatto in sé miracoloso, straordinario e sull'esperienza del tutto singolare di Luisa, ma deve farci riflettere su una cosa fondamentale, cioè che il peccato ferisce il cuore di Dio, lo fa stare in un certo senso, misterioso, ma qui dobbiamo dire per forza vero, stare male. Quindi Gesù cerca qualcuno che si prenda un pochino di amarezza, di fiele se vogliamo, forse era proprio il fiele quello che ha fatto bere Gesù, che è veramente una cosa allucinante, e lo consoli in questo modo. Gli uomini non ci pensano che moltiplicando peccati su peccati, peccati su peccati, peccati su peccati, è vero che sotto certi punti di vista, quelli più strettamente ontologici e metafisici, il peccato, diciamo, non può raggiungere Dio nel senso di intaccare in qualche modo la sua vita, la sua condizione, la sua eterna felicità. Però nell'orizzonte che i padri chiamavano della passione dell'amore, che ha comportato l'incarnazione del figlio, quindi il figlio che è anche vero uomo oltre che vero Dio, da quello che ascoltiamo, i peccati lasciano tutt'altro che indifferente e atarattico Gesù, ma lo coinvolgono in questa maniera atroce, fino al punto, e questo è quello che a me fa tanta devozione, che lui cerca un'anima consolatrice, un'anima che condivida le sue sofferenze, un'anima che beva il liquore amaro. E questo è, non lo so, io lo avverto come santamente sconvolgente. Nel senso che, certamente, ripeto, Gesù l'ha fatto con Luisa in maniera soprannaturale, ma pensiamo forse che non lo farebbe in maniera più leggera, più soft, con un fedele, con un'anima fedele, con un'anima che, per esempio, dicesse a Gesù: senti, adesso mi metto mezz'ora in adorazione davanti al Santissimo Sacramento, in adorazione riparatrice per tutti quanti i peccati che si commettono, per esempio, in chiesa. Sarebbe non soltanto cosa bella, ma sarebbe cosa graditissima, d'accordo? Perché Gesù restava vivamente consolato da queste cose. Che peccati sono? Qui Luisa spiega molto bene. Allora, possono essere peccati di bestemmia o contro la carità. E c'era quell'amaro velenoso. Ecco, poi parla di peccati di disonestà, ma qui disonestà non dobbiamo intendere nel linguaggio comune. Qui questa è una santa donna che parla alla fine del 1800, quindi la disonestà a quei tempi non era, come dire, l'assicuratore che froda il cittadino che froda l'assicuratore perché fa finta che ha avuto un incidente fisico, se fa il certificato falso non è vero e gli frega 3.000 euro. Quindi non è questo, non è questo. Disonestà qui è sinonimo di impurità. E quando c'è l'impurità, che è fetore e lezzo agli occhi di Dio, e per ripararla e per consolare c'è verso una cosa di marciume puzzolente, e quando ritornavo in me stessa addirittura la sentivo ancora benissimo. Addirittura nello stomaco, e addirittura quando prendeva il cibo, e come ormai avremo capito di consueto, vomitava. Impressionante questo. Si sentiva uscire dalla bocca quel marciume misto col cibo. Questa è una cosa veramente, a mio avviso, impressionante. Ecco, poi non parliamo dei peccati commessi nelle chiese. E il problema è che qui stiamo, ancora non mette le date, Luisa, ben oltre prima della fine del 1800. Probabilmente
qualche anno prima. Ma cioè, sentire queste cose alla fine del 1800, è chiaro che io, ma sicuramente anche chi sta facendo con me questa meditazione, piomba immediatamente nella situazione attuale, no? Che cosa direbbe Gesù? Come starebbe Gesù nelle chiese? Oggi purtroppo le chiese sono diventate, ecco, un mercato, non ci sono soltanto le orazioni e le preghiere fatte distrattamente, come qui dice. La piaga delle comunioni sacrilege è diventata endemica. Cioè, oggi è molto difficile. I sacerdoti che celebrano il santo sacrificio in peccato mortale. Per abitudine o peggio, dice qui, per vizio. Non per vizio nel senso di vizio di avarizia, cioè per interesse. Certuno occorre a dirlo per fin di interesse. Impressionante. Cioè celebrano la messa per i soldi, magari per l'auto offerta ricevuta per quella certa messa. O per quel tipo, o per quel X sacramento. E stessa cosa vale per la gente devota, quindi non sono soltanto, come dire, i sacerdoti sul banco degli imputati, ma anche la gente devota, anziché uscire purificato, io mi consolo, insomma, queste cose, sono anni che in qualche modo le percepisco e le dico. Invece di uscirne purificati ne escono più imbrattati. Impressionante anche vedere la potestà sacerdotale che è in atto nei sacramenti, che sopra operato, quindi Gesù non può non andare dopo che si vive il sacramento dell'ordine con le mani, ma non vede l'ora di andarsene, cioè quando le specie vengono consumate, perché sono mani, ecco, grondanti, fango, abbiamo sentito, sangue, o addirittura anch'esse marciume. Ripeto, sentire queste cose alla fine del 1800 dà molto da pensare conoscendo la situazione che abbiamo nei tempi attuali. Situazione che sembra camminare. E dalla quale non si intravede ancora, come dire, un margine di uscita, almeno non un margine sereno, no? Ecco. Quindi, che cosa bisogna fare dinanzi al dilagare di tutti quanti questi peccati? Questo è molto, a mio avviso, la lettura di questi scritti è molto istruttiva. Gesù non ha detto a Luisa: vai e con una tromba comincia a gridare a destra e a manca accusando questo e quest'altro. Gesù ha chiesto compassione, cioè, e offerte perché quei peccati fossero riparati e perché quei peccatori potessero convertirsi. Basta, non ha chiesto altro. Ha chiesto anche a Luisa di diffondere gli scritti sulla Divina Volontà perché chiunque leggesse per esempio questo, che ovviamente non è l'unico, senta nel cuore quel desiderio, parlandone poi chiaramente con il confessore o con il padre spirituale, di offrire qualcosa a Gesù. Ecco, noi non ci verrà Gesù a dire: figlio mio, figlia mia, apri la bocca che voglio riempirla di liquido amarissimo. Molto molto difficile, insomma, lo ritengo, ma noi da oggi sappiamo che quel liquido amarissimo c'è. Luisa è morta, ci sarà certamente qualche santo sulla terra a cui Gesù possa fare ancora queste cose, no? Ecco, però noi da buoni figli della Divina Volontà o aspiranti tali
Facciamo qualcosa, insomma, perché l'amore non amato, l'amore offeso, e reclama non soltanto riparazione e generosa, ma anche una compagnia qualificata. Quindi, cioè, nel senso, se tutti trattano Gesù così, ma io mi guarderò bene dal bestemmiare, dal mancare alla carità, dallo sporcare il mio corpo con l'impurità, dal dare scandalo in chiesa, dal non stare raccolto, devoto, concentrato, specialmente quando sto davanti all'Eucaristia, eccetera. Quindi c'è questa triplice forma, ecco, diciamo così, di grande riparazione che si deve fare. Ha questi vantaggi. Primo, non fa male a nessuno, né all'anima che la fa, né a eventuali destinatari che potrebbero essere anche diversi dai peccatori stessi. Quindi, secondo, quindi non fa nessun danno. La seconda produce grande consolazione al cuore di Gesù, nel senso che allevia le pene prodotte nel cuore di Gesù dai nostri peccati. E terzo, rendendoci partecipi delle sue sofferenze, ci rende anche piccoli corredentori. Ecco, perché dinanzi ai peccati che vengono fatti, c'è bisogno di qualcuno che si faccia mallevatore presso la divina giustizia, perché si prende il male di quei peccati e restituisca il bene. Questo fanno queste anime, questo dovrebbero fare tutti i figli della Divina Volontà. Ecco. E con questo si arriva al quarto, appunto, che è la maniera più migliore, più efficace per convertire i peccatori, per far sì che questo status quo cessi. Più sono le anime che fanno questo, più forza assume la preghiera riparatrice, credo anche si possa dire anche di tutta la Chiesa, ovviamente con il nostro contributo, e più presto verrà il trionfo del Fiat con la fine di tutte queste cose. Ti ringraziamo, oh Signore, per queste rivelazioni che tu ci fai, ci doni, che possiamo sentire dal profondo del cuore. E per intercessione della Madonna possiamo davvero avvertire l'orrore, il mostro orribile che è il peccato. E questa misteriosa sua forza devastante ed effetti nefasti anche sulla tua umanità, che misteriosamente ma realmente produce. Donaci la grazia di non essere mai tra coloro che ci mettono il carico da 11 ulteriore, che è già troppo grande, ma coloro che solo per amore tuo e di Maria fanno a gara, ecco, nell'amarti, nel ripararti, nel consolarti, nell'offrirsi come possono nel loro piccolo, appunto per darti sollievo, riparazione, consolazione, per ottenere con la loro preghiera la conversione di chi continua a ridurti in questo stato. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi benedico per aiutarvi, vi benedico per proteggervi, vi benedico per liberarvi, vi benedico per perdonarvi, vi benedico per farvi santi, vi benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.